Però iniziamo da questa partita, ragazzi, perché bisogna anche giocarle, bisogna anche vincere le gare. Allora, per non sconvolgere troppo la rosa, inizierei con Selke, Wolf e il capitano Yeboah, 87. A centrocampo arriva Daoud, poi c'è il debutto di Nets con Ancho, Zima e a sto punto Rossi che ha 5 stelle piede debole e Rossi sta a destra, a meno che non vogliamo mettere subito Fumo. Io Fumo lo metterei comunque in panchina. Fa già ridere così, dai, fa già ridere così. Weberger no, sta in tribuna. Va bene tutto. Qua avremo giocatori che sicuramente non giocheranno spessissimo, è inevitabile. Però abbiamo una rosa molto ampia. Me, sapete che io odio il diamantino rosso. E pur di non averlo, sarei disposto anche a far giocare le merde. Però poi quando perdi, per colpa delle merde, lì ti ricordi del perché non devi compiere questo errore. Io starei così, sinceramente. Rossi, terzino destro. Qualcuno va venduto. Io ho delle proposte le ho. Allora, intanto Bom e Friedrich saltano e vanno in prestito. Koch è in prestito. Simon è in vendita. Villa è in vendita. Cioè, in realtà, assottigliamo di più di una riga, di riserve. Se i giocatori che devono andare se ne vanno. E comunque, contro il Mainz, come qua la presentazione di Broia per sostituire Šeško, vedremo come debutterà oggi, anche se parte da titolare Selke. Andiamo in campo, basta chiacchiere. Loro sono dei maiali, lo sappiamo. È il Blau Stadion. Ah, ragazzi, dobbiamo anche vedere il nostro stadio per la prima volta, eh. Gioca. Una cosa è positiva, che con l'arrivo di Ančko, secondo me ci sarà un po' meno pressione su Yama. Ragazzi! Un applauso al nostro nuovo stadio, l'El Blau Stadion. Una struttura modernissima, all'avanguardia, pronta per ospitare partite di calibro internazionale. Siamo in attesa di uno sponsor che ovviamente voglia mettere il suo nome a questo stadio. Per il momento si chiama El Blau Stadion, che forse è una versione un po' più tedesca, no? Rispetto a Arena Azzurra. Ma ovviamente dobbiamo anche adattarci al campionato in cui ci troviamo. Direi che l'identità italiana è già ben presente dai colori della maglia, del logo e da tanti italiani che sono venuti a giocare in questa squadra. Tutto questo è bellissimo, ma è inutile se non apriamo subito con una vittoria. Bravo, Nets, però riescono a passare. Chiusura e arriva subito il gol. Benissimo. Direi benissimo. 1-0 per il Mainz. Ce l'aspettavamo. Tiro di galoppo. Mamma mia, che bello sto tocco. Frattesi il tiro, deviazione, angolo. Selke. Wolf. Tiro. Vedete, sarà una gara tostissima. Yeboah, angolo. Sul secondo palo. Ančko ci aveva provato subito a debuttare col gol, palla fuori, direttamente con Ančko. Però ovviamente il gol doveva arrivare come per dire, eccoli i nuovi, creano problemi. Selke, stop, tiro, miracolo del portiere. Il tiro. 2-0, curioso, curioso. Wolf. Wolf, sinistro, il tiro, siamo solo murati, poi contropiede gol. Vabbè, effettivamente 3-0 su 3 rimpalli sarebbe stato un po' troppo. Dopo un anno di sforzi hanno messo una conferenza stampa. Attenzione, Frattesi che è l'ex, dai, lui può, il tiro, fuori. No, non ci credo, dai! Selke para il portiere, lì non so perché l'ho ripassata, ecco, ormai sono sicuro di sbagliare, voglio segnare a porta vuota. Angolo. Ančko. Vabbè, ragazzi, da galoppo, tiro, salvataggio sulla linea, tiro a porta vuota con Wolf, me lo sbaglia, vabbè. Allora, dentro Broia, vediamo a sto punto, no? Magari con lui ci dicono, ah, il nuovo attaccante, proviamo. Arriva Broia col 35, forza, ragazzo, voglio vederti esultare con l'Aquila. Yeboah, para il portiere. Wolf, fuori ancora. Tutto col Mainz era la peggior cosa che potevamo. Dai, Broia, tiro fuori.
Tiro di Broia. Pare a portiere. Già questo più insidioso. Vai ragazzo, di testa. Sta lottando l'albanese, non si può negare questa cosa. Frattesi! Fuori. Questa partita è da proprio da buttare, non saprei proprio cosa fare. Cioè, sono qua e so già che non posso segnare. Com'è possibile? Bella parata, devo dire, complimenti. Il tiro, para scuffetto. Galoppo, è partito Galoppo. È più veloce lui, ma Galoppo resiste. Tiro, gol Broia! Prendi la palla, prendi la palla, prendi la palla. Dai, forza, 2-1 e andiamo. Bravissimo Galoppo, sei un dio. Che galoppata. Tengono lì, la tengono lì alla prima giornata. Vi odio. Lang. Broia. Dieboa. Tiro. Gol! Dieboa! Calvin. E andiamo 2-2. Bravo Anjko nel finale. Lo sapevo che me la prendeva, era scritto, ho fatto di tutto per fare in modo che passasse, vincono loro, pazzesco. È un gioco che non ha senso di esistere. Para scuffetto. Vincono loro. Fischio finale 2-2. 20 tiri. Va bene, dai. Va bene. È stata una partita tosta, però la fame di vincere c'è. Il fatto che sia riusciti a recuperare una partita che doveva essere una sconfitta per me è già tanto. Allora, scuffetta è salito, nonostante la brutta prestazione, che però, vabbè, sicuramente non può essere macchiata la sua presenza in questa squadra per una prestazione non buona. Vabbè, no comment sui nuovi arrivati, nel senso che ovviamente dovevano fare tutti male. Se proprio devo trovarne uno che non mi è piaciuto tanto, Nets, anche perché lo vedo subito molto stanco. Poca resistenza, va, mi sa, coccolato un po'. Rossi comunque era già il titolare preannunciato, quindi starà Rossi un po' di più finché non capisco come migliorare la resistenza di Nets. Che vabbè, c'è da dire, l'abbiamo anche un po' buttato nella mischia, eh. Prossima giornata, resoconto di Tony Martinez 82. Poi abbiamo Novoa 76, Incapié 78. Vedete che non era così facile trovare giocatori sul livello di overall alto. Poi abbiamo Friedrich 80. No, non sono ancora impressed. La Sina Traoré 82. Non sono ancora impressed. Accordo per Koshe un anno all'Ajax. Molto volentieri accetto. Dobbiamo iniziare a fare questo mercato in uscita che ha tardato un po' a iniziare. Poi io direi di fare così. Adesso abbiamo subito l'Ipsia. Tosta, eh. Io direi che possiamo iniziare a vedere i terzini destri che ci hanno dato. Vediamo Biancone quant'è. 78. Oddio. Lui 71, classico. Voglio il terzino. Come vado a trovarlo? Semplice. Rete mercato globale. Dove stavo cercando terzino destro? Qua? Benissimo, andiamo a vedere. No. Cioè, la verità è che è molto molto difficile cambiare poi questi giocatori. Comunque ragazzi, Fabricio Corona, veramente, questo sembra un animale, ma poi non lo sarà. Anche se mi piace sia per la nazionalità che perché lo leviamo all'Arminia, ma è fake, poi alla fine non sarà così forte. Cioè tu lo vedi così e dici è un cazzo. Mukiele è forte, lui sì, porca miseria. Però il terzino non è che deve essere per forza un 90. Cioè già prendere Sike dal Sassuolo, voglio dire, Sassuolo può anche desiderare una squadra che punta qualcosa in più. Qua due mesi di osservazione, questo è quello che mi arriva per i terzini destri. Poi capiremo anche per i portieri, che vedo un Meretto 86 all'Offenheim che solo a vederlo mi viene una fame di rubarlo. Allora, terzini destri possiamo andare su Singo,
che però è un 78. Se no, Christensen è appena andato al Newcastle, magari si può provare a prendere. 29 anni. Se no, Vigo non si priveranno, benissimo. Abbiamo Rench che non si priveranno, quindi va preso per forza con 80 milioni di clausola. Però effettivamente a Royal Antwerp con questo esagono è un sacrilegio. Se no, se ci rifiutiamo di spendere 80 milioni, che sarebbe effettivamente un po' esagerato, possiamo prendere Sique dal Sassuolo. Non ha però un esagono, secondo me, un esagono più quasi da CDC. Gertruida, una fucilata di ingaggio pure lui. Gli altri, basta. Finiti i terzini destri. Anche il Pedersen straordinario, il 79. Sique per la crescita che ha, poi 24 anni. Certo, per i soldi che abbiamo, uno dice allora prendi Rench. Però, questione di principio, se a spendere 80 milioni per un terzino, un po' mi rode. Sique quanto ha di cross? Allora, intanto scatto ce l'ha verde profondo. 89 di resistenza. Cross 91. Contrasto piedi 78, scivolata 80. Mi piace. Passaggi ce li ha. Secondo me possiamo andare su Ugo Sique. Secondo me Sique è abbastanza equilibrato, omogeneo. Ha sempre uno stipendio moderato. È dal Sassuolo. Viene dalla Serie A. Secondo me ci sta. Hakimi è stato pagato meno di 80 milioni. Nella realtà, bella osservazione. Andiamo su Ugo Sique. Io provo a offrire 31 milioni. 47, mi sembra un po' una fucilata, eh. 35, vediamo. 47. 40. 47. Sono pazzi. Prendo 40 con 10% di clausola rivendita. 42,8, accetto. Va bene. Vedete che alla fine hanno abbassato, andava bene. È comunque meno di quanto abbiamo venduto Sardella, quindi ci sta. Tratta, comprare dal Sassuolo è come andare in gioielleria. Sì, come nella realtà. Allora, cruciale, durata contratto, 5 anni. Comunque ragazzi, un po' come Broia, sono sti giocatori che non sai come sono arrivati lì, ma adesso sono forti, sono 24enni al top. Questo si abbassa pure lo stipendio, ma sei pazzo? No, devi prendere di più, sennò poi dopo ti lamenti. Facciamo così. Va bene, prende pochissimo. Lui è Sique che diventa Sique, che sarebbe un perfetto numero 2. Ovviamente numero 2 che non vedrà mai. L'esagono è strabordante, esagerato, è baraondante. E direi che ci siamo. Mi sembra un buon acquisto. Sique, Zimanko e Nets, con Nets ancora in prova. Io voglio mettere Rossi, tenere Nets un attimo fuori, perché l'overall, ragazzi, non è tutto. E direi che questa carriera ce l'ha dimostrato tante volte, e non solo questa carriera. Partiamo stavolta con Broia titolare. Voglio provare ancora Lombardo. Arriva un altro acquisto. L'esagono è molto molto buono, ragazzi. Purtroppo il realismo è difficile da tenere arrivati a sto punto, quindi si deve prendere dei giocatori che hanno dei nomi un po' a caso. Sicché però mi ispira. Potrebbe anche prendere il 16, vi dirò. Crescicchia ancora un pochino. Io voglio che cresca nel reparto più difensivo, di copertura. Loro hanno Sima, Szoboszlai, Kraus, Reina, Scamacca, CDC. Esco e rientro perché non posso vederlo, scusatemi. Ok, meglio. Allora, la Red Bull Arena a Lipsia. Noi sfoderiamo la nostra maglia fuori casa, la nostra maglia cattiva. Andiamo a giocare contro il Lipsia. Abbiamo fatto, secondo me, sul mercato il nostro dovere, perché abbiamo sostituito Šeško con quello che era possibile. Abbiamo praticamente rivoluzionato la difesa dopo aver rivoluzionato l'attacco l'anno scorso. Il centrocampo a gennaio ci stava la difesa. Manca forse il portiere, però diamo ancora qualche chance a Scuffetto, che sicuramente rimarrà un portiere importante anche se dovesse diventare sostituto. Potremmo a sto punto chiudere veramente, mandarla un po' in cacciara a prendere un Meret oppure un Cranio Meret. Proviamo. Prendere Meret è stato un po' come quando ho preso un Aissimon, poi non è più lo stesso. Va bene ragazzi, andiamo contro il Red Bull Lipsia, che secondo me con Farias in attacco ci darà grossi problemi, però vediamo. Adesso va bene tutto, ma... Broia, difende bene il pallone. Broia! 1-0 per noi, subito in gol al quarto minuto. Armando Broia con una fucilata che ha spaccato la traversa. 1-0. Qua devo dire, ragazzi, ha un modo di proteggere la palla che mi piace. Tiro un po' scamaccheggiante, però bene, buon debutto devo dire di Broia. Già nella scorsa partita qua si è messo in mostra in proprio. 1-0. Ok, intanto qua. Yeboah salva tutto. E poi Wolf, attenzione, potrebbe partire un contropiede.
Wolf. Dentro. Tiro. Gol, galoppo. 0-2. Mamma mia, che inizio di fuoco. Così dovrebbe essere. Ecco, questa è l'Aquila. Adesso la fa galoppo, però era per provarla. E poi l'esultanza di Eboa. E allora galoppo, uomo spogliatoio. Gran gol, 2-0. Chiaramente, come sempre, contro l'Ipsia, che era una diretta concorrente, si inizia così. Contro il Mainz si prendono gli schiaffi, ma va bene. Zorgan, bella visione per Wolf. Wolf, 3-0 Broia. E a sto punto fatemela fare l'Aquila di Broia. Del 3-0, incredibile quello che sta succedendo qua. Red Bull Arena non è ancora scesa in campo. E Red Bull Lipsia. Il tiro, bravo Sique, ragazzi, Sique che va pure a sinistra a difendere. Buone vibe, devo dire, da Sique. Ancico! Così! Dentro Broia, fuori gioco millimetrico. Occhio, il tiro, e qua arriva una bella parata di Scuffetta. Sique sulla linea, ecco qua. Eccolo qua il debuttante che si mette in mostra, occhio. Il tiro, Scuffetta con la mano di richiamo. Sembra veramente la partita del Mainz del primo tempo. Stavolta però con noi protagonisti. Occhio però, Sique ancora sulla linea, doppio gol salvato. Uno dei migliori debutti, penso, della storia. Miracoli di Sique. Cringio già mentre le dico. Oh là, dentro per Linus. Linus, gol, 4-0. Linus Wolf, ormai per rispetto degli avversari, prende la palla dalla porta. Qua è notte fonda e lupi che ululano. Broia, galoppo. E qua parte Sique. Sique, 5-0, Linus Wolf. Mamma mia, ragazzi. Con anche l'assist di Sique, che a sto punto non so veramente cosa dire. Qua credo si sia proprio rotto il gioco. Che poi non è che se allora vinco va bene. Cioè mi fa sempre incazzare che sto gioco non abbia vie di mezzo. Beh, bel debutto del loro Farias appena acquistato. Occhio però, ragazzi, qua vincono 6-5, eh. Zima, gol di Farias. Benissimo, me la sono proprio telefonata. 5-1. Fumo completamente per aria. Angelino. Bravo Fumo, scherzavo. Tanto quello che dico succede il contrario, quindi devo parlare male di Fumo. Uè, allora mi tira un calcio al portiere quando la palla fra le mani. Mi sono saltati i denti a Scuffetta. Wolf, bello, bello questo. È il calcio quello bello. Il calcio con la U. Spero tutto bene. Galoppo. Tiro. Vai Lombardo. Grande Lombardo. Al gol, al debutto. 6-1. Bene ragazzi, si prospetta un campionato da brividi. Ok, siamo subito dietro alle solite. Comunque abbiamo preso anche il terzino. Ora quanto abbiamo di fondi? 50 milioni. Vedete che alla fine stanno qua a ridere e scherzare, ma non c'è niente da ridere e sta scherzare.